Ancora una taglia. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Oggi ripensiamo all'origine di tutto. È una vecchia storia che risale alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1947 i federali approvarono il cosiddetto National Security Act. La legge consegnava ai federali il controllo delle nostre strade, delle nostre ferrovie, delle nostre radio. Potevano prendersi tutto senza bisogno di giustificazioni. Oggi ci sono più federali, ma noi siamo ancora qui a illuminare il mondo con il faro della verità. E la verità è che io sapevo. Da anni giravano strane foto, campi di sterminio della Nero costruiti intorno a noi, qui in America. Ma nessuno mi credeva. Se qualcun altro avesse parlato, tutto questo non sarebbe accaduto. E vi garantisco che non accadrà di nuovo. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Su una cosa avevi ragione, Cobb. Tutti gli accampamenti della Nero si sono rivelati dei campi di morte, solo non come immaginavi tu.
aspettarmi di tornare. Ci sono ancora nidi. Ok. Perfetto. Piena. Lassù, vero? Dopo che ti ho detto di non farlo. Senti, faccio un taglio, d'accordo? Sto dando la caccia ai furiosi, capito, Boozer? Le taglie sono... sono l'unico motivo per cui vado lassù. Oh, merda! Monna! Presto! Ok. Ok. Piace così! Aspetta, aspetta! Stanno rallentando! A quanto pare si fermano! Penso fossero colpi d'avvertimento. Se avessero voluto colpirmi, sarei già morto. Dick, ricordi quando ti ho parlato del tuo istinto suicida? Sì, sì, tranquillo, Dick, conchiudo.
Il sonnifero non funziona! Oh, funziona e come? Oh, questo stronzetto ti avrebbe spezzato il cuore! Su, dottoressa, fa presto! Pazza di merda, vuoi darti una calmata? Arrivano! Solo un minuto! Ce ne andiamo! Merda! Andiamo! Missione annullata! Annullare! Via, via, via! Salite, salite! Un'orda! Ehi là, che mi avete lasciato, stronzi? Recupero la radio dalla mia bocca. Come faccio? Sembra un dispositivo radio. Perfetto. Poi? Ehi, Cristo, torna qui, non scappare! La merda è roba mia! Ah, finalmente! Questi piccoli ti corrono come schegge. Allora, che diavolo ci fanno qui? Credo fossero qui per osservare i furiosi. Ho visto che fermavano una larva con una specie di cappio, come per metterle un dispositivo di rilevamento. Osservare? In che senso? Nel senso di legarli, prelevare campioni dal corpo, come nel programma con gli animali selvatici. Roba da matti. Sono scappati dagli erranti, schizzati via, ma hanno lasciato dietro delle attrezzature, una radio. No. Aspetta, non penserai che Sara... No, io non lo so, so solo... È vivo, Boozer, è vivo. O'Brien, uno di quelli della Nero. Mi limiterò a rintracciarlo se possibile. Mi servono risposte. Maledizione. Ok, senti. Tra non molto potrò tornare in sella. Se quel bastardo è vivo, lo troveremo. Puoi dirlo forte. Ci sentiamo più tardi, Deacon. Chiudo. Ok, O'Brien. Dove accidenti sei finito? Ehi. Ehi.
Mi sa che mi sono perso, potresti aiutarmi? Come scusa, ti sei perso? Sì, sto cercando la vecchia strada per Belknap, ma non ci sono molti cartelli qui intorno. Stai scherzando, vero? No. Cosa? Che c'è? Cosa? Oh. Bene. Ora è perfetto. Sì. Grandioso. Che meraviglia. Quindi le indicazioni? Scusa tanto, ma non conosco Belknap, proprio quella. Non ho idea di dove sia, non posso aiutarti, mi dispiace. Quindi è un no? No. Ok, grazie lo stesso. Ehi! Ok. Ti serve un passaggio? Sì, mi serve. Grazie per averlo finalmente chiesto. Io sono Sara. Dico. Oh, scusa per lo sporco. Non so come si... questo affare... È intuitivo, devi tirar su. Devo... La gamba. Ok. Sì. Quindi... Ok. Pronta. Ehi! Ehi! Reggiti forte. Grazie mille, davvero. Di niente. È che qui siamo isolati, quindi... Come isolati? C'è un locale niente male, il Crazy Willy, più avanti. No, intendo che il telefono non prende. Lo avevo capito. Ah, certo. Scema io. Cosa ci fa una bella ragazza come te in un posto del genere? Sai, me lo chiedo spesso anche io. Mi occupo di ricerca. Insomma, studio cose. Grazie, ignoravo cosa fosse la ricerca. Scusa, beh, mi occupo di piante. Studi le piante? Già. Solo... ci è mancato poco. Sicura? Stai bene? Sì, sto bene. È che... Ehi! Il mio cellulare prende. Ehi! Sì, sto bene, ma... l'auto che mi hai mollato è un catorcio di merda. Ho un carro attrezzi. Mi trovo... Non so dirti, non so dove sono. Strada 42. Strada 42. Sì, a circa un chilometro. Ok, ci vediamo dopo. Dai, ti riporto all'auto. Aspettiamo il carro attrezzi insieme. Non saprei. Come vuoi. Quando torneranno quei tizi saranno felici di darti un passaggio. Ok, d'accordo. D'accordo, solo... dammi un secondo. Arriveranno subito. Sì, ho capito. Al diavolo, partiamo. Ma stai più attento stavolta, ok? Non ti eri perso, vero? No, dipende dai punti di vista. La mia ex ti risponderebbe che mi sono perso da anni. Hai l'aria di chi conosce la zona. Quindi tu non sei di qui? No, vengo da Seattle. La società per cui lavoro ha appena aperto un laboratorio qui. Così mi sono trasferita in mezzo al nulla. Per studiare le piante? Esatto, te l'avevo già detto, dimenticavo. In sostanza, la mia compagnia collabora con un'impresa di bioingegneria e alcune delle piante di cui mi occupo sono molto rare. E il caso vuole che crescano qui. È la cosa più interessante che abbia mai sentito. Ehi, ma che diavolo? Clay, abbiamo compagnia. Oh, merda.
E tu chi saresti, eh? Come immagino. Vero motociclista, eh? Sì! Sì, colpiscilo ancora! Mi stai divertendo, biker boy? Aspetta, ti colpisci! Non fai più il colpo, colpisci! Vero, biker boy? Sì, sì! Gli faccio vedere! Ti do una bella lezione, dico bene? Assaggia questo! Merda! Vaffanculo! Cazzo! Aspetta, aspetta! Dai, un secondo! Forti, cazzo! Vai! Oh, santo cielo! Oh, mio Dio! Oh, no, no, no! Oh, mio Dio! Ehi! Mi dispiace tanto. No, 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 no. Non so neanche... Stavo solo guardando nella tua borsa, l'ho vista e... Oh, avrei potuto uccidere qualcuno. Oh, merda. Forse, ma prima dovresti puntarla su di loro. Non avevo mai fatto nulla del genere. Ho visto... L'ho bene. Vista nella tua Sul borsa serio, e ho tentato di chiamare la polizia, ma... Sai non cosa c'era facciamo? Segnale. Adesso non no? Aspettiamo qui finché non arriva il tuo amico. Ok. Grazie. Non l'avevo mai fatto prima. Non sembrava. Davvero? Tucker, Hot Springs, mi ricevete? Mi servono informazioni su quella superstite avvistata da Larsen a Marion Forks. Deacon, ti ho già riferito tutto quello che so. Una donna, giovane. Aspetta, mi ha parlato di Hungry Jim, la vecchia pasticceria vicino al ponte est. Quella con il boscaiolo gigante. Sì, ho presente, inizierò da lì. Bravo, e ricorda, portala da me. L'altro giorno si è fermato un branco di randagi. Ci hanno venduto delle armi. Potresti trovare qualcosa di utile. Buono a sapersi, dico, chiudo. Diavolo, avrei dovuto stare attento. Assaggia questo! Cazzo! Oh, sono ferito! Portati! No. Munizioni! Apri i dati! Oh.
Sì, rottami. Questa non ti servirà. No. Carburante. Perfetto. Allora. Bene. Vediamo che posso fare.
Miranda ci avete ucciso oggi, eh? Su, già, non c'è nemmeno da chiederlo. Falla luce! Che cazzo? Aiuto! Aiuto! Aiuta! Ci sono! Aspetta, sto arrivando. Morirai se resti qui, ma conosco un campo sicuro. Che cosa? Un accampamento? C'è un accampamento! Dove? Dimmi dov'è e vado! Peaceful Lake, Mark Copland, è sicuro lì. Oh, grazie, grazie. Ero spacciato, cazzo. Avevo perso le speranze. Grazie di cuore. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Fai questo nome, Deacon, mi conoscono. Ok, corri e resta alla larga dalle strade. Interessante. Passo dei briganti. No, 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 c'è chi no. Sei. Ti ho preso, figlio di puttana. Hai finito di attaccare i randagi. Brucia, cazzo! Andiamo, andiamo, andiamo! Sì, senza pietà! Non vale più! Buccetelo al cammino! Sarai il redento! Sì! Accetta la libertà! Mi sta girando! Mi sta affiancando! No, al diavolo! Deve morire! Qui! Arrivo. Mi ha
Negati, dannazione, non devono vedermi. Stanno cercando il cammino. Ti fermati. Ascolta le parole di Carlos. Maledetti ripugnanti. Giuro che vi ammazzo uno per uno. Essersi nascosto. Qui! Merda, merda! Restano poche munizioni. Ricarico! Dove cazzo sono? Finalmente, cazzo.
corrente saltata, ovvio. Dove lo metto? La corrente. Sempre utile. Servono più a me. Chi è stato? Perfetto. Così dovrebbe andare. Brutto. E ci siamo. Quando ci vestivano bene, vanno sempre. Cazzo, questo li attirerà verso di me. Va bene. Su, andiamo. Dove sei? Oddio, quanti sono.
Ciao, microregistratore. Un iniettore della Nero. Vediamo se funziona ancora. Allora, energia, vigore, energia. Ehi, ti do il cambio. Era ora, cazzo. Sono stremato. Mi sono perso qualcosa. Già. Stamattina è arrivata una cazzo di folla in pellegrinaggio. Una cosa? Di che stai parlando? Una cazzo di setta, mezzi nudi con la testa rasata e cicatrici da paura. Viaggiavano su un convoglio di camion e merdosi furgoni da hippie. Conosco quei buffoni. Dicevano un sacco di stronzate come cedi all'oblio, dobbiamo redimerci, segui il cammino. Cagate così. Sì. Sì, sì, erano loro, sì. Si fanno chiamare Ripi, requiescat in pace. Hanno il loro messia e credono in una specie di disegno divino. Dove sono andati? A sud, per il resto non so dove e non mi importa. Buona giornata, amico. Ok, vediamo se ci sta. Vengo a relevarte. Ya era hora, joder. Estoy reventado. ¿Me he perdido algo? Sí, ha sido increíble. Esta mañana ha pasado un puto peregrinaje. ¿Un qué? ¿De qué estás hablando? Una puta secta. Medio desnudos, cabezas rapadas, algunos con cortes feos. En un convoy entero de furgonetas hippiescas. Coño. Ya he visto a esos payasos. Tenían cánticos con movidas como ¡sufre! ¡Sé libre! ¡Sigue el camino! Y mierdas así. Ajá, ajá. Sí, 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 son esos. Se hacen llamar los R.I.P. Requiescat in pace. Tienen un mesías. Creen que todo esto es parte de un plan. ¿Hacia dónde iban? Al sur. Aparte de eso, ni lo sé ni me importa. Vale, sí, tío, que me voy. Vale, ¿qué coño está grabando?
Quindi non sa cosa. Cazzo. Je suis là pour vous relayer. Eh bien, c'est pas trop tôt. Putain, j'en peux plus. J'ai loupé un truc. Ouais, un truc incroyable. Ce matin, il y a tout un putain de pèlerinage qui est passé. Un quoi? C'est quoi cette histoire? Une putain de secte. À moitié à poil, le crâne rasé. Il y en avait qui avaient de sales coupures. Et il y avait tout un convoi de vannes et de camions de hippies. Oh, merde! Je les ai vus, ces clowns. Est-ce qu'ils scandaient des conneries du genre « Renoncez ! Soyez libres ! Suivez la voie !» Un truc comme ça? Ouais. Ouais, c'est bien eux. Ils se font appeler les RIP. Repose en paix. Ils sont un genre de messie qui pense que toute cette merde fait partie d'un plan. Par où ils allaient? Vers le sud. Où ils vont, je sais pas, et je m'en cogne. Allez, à plus, mec. Ok, qu'est-ce qu'il enregistre? Ciao, Fenomeno, buonasera. E benvenuto. Non so più dove ho lasciato la moto. Grazie per il follow, bello. E grazie per il follow. Allora, andiamo a cercare la moto, che è qua. Ostia. Mi si è popolato un po' di gente. E la mia moto? Quella? No. Sono da PC. Sono da PC, fenomeno. Chiedo a Play o la Digital Edition. Io sono su PC o Steam. Sì, è sempre Digital Edition. Allora, usciamo da qua. Io non so cosa fare. Ah, quello che ha anche il CD con la musica, no, non ce l'ho io. Ah, ok. Allora, prendiamo un po' di benzina per la moto. Thank you.
spareremo, spareremo, spareremo. Ma così l'abbiamo? No. Ah sì. Questo? Aia. Brutto segno alla moto. No. Adesso andiamo. Ok. Prendiamo con la F. Perfetto. Così dovrebbe andare. Ok. Tutta la via. Il sistema sta morto. Non è ridotto troppo male. E così dovrebbe andare. Sono solito in moto. Allora, però non c'entra niente con... Aprite, non ho tutto il giorno. Aspetta, lo conosco. Apri. Aspetta che vado a prendere la moto. Dove devo andare? Ehi là. Me la devo riparare ancora io. Posso aggiustarla. Però mi manca dei pezzi. Aspetta, ma cosa devo fare io qua? Ma devo andare avanti ancora un pezzo. Ehi, hey, hai bisogno? Aspetta, hey, com'è che... quel simbolo? Che si dice? Posso aiutarti? Ehi, come andiamo?
Spostati. Non metterti in mezzo. Taglia. Ti apro il cancello. Ehi, come va là fuori? Ehi. Ehi, è parecchio tempo che non vedo Boozer. Sì, è in giro. Ultimamente Copland lo tiene parecchio impegnato. Digli che deve muovere il culo e occuparsi di alcuni lavoretti per me. Sì, glielo farò sapere. Ok. Sarà per un'altra volta. Poi? Mm-hmm. Ci vediamo. Ci si vede, Mercer. Armi. Serve qualcosa? Ok. Che cosa hai bisogno? Cosa ti serve? Carabina ce l'ho già. Allora, fucile comune con ridotta cadenza di fuoco, ma che può vantare indice di danno gettata e potere d'arresto superiore alla media, speciale 2 condizioni easy. Quindi lo metterò ancora a posto. Non è che sia poi... sulla distanza va bene. Scorte. Funzione. Sì, munizione sì. Posso fare altro per te? Aspetta. Grazie. Potenziamenti. Silenziatore primario. Ok, come nuovo. Munizioni al massimo, esplosivi niente. Niente. E qui niente, vai. Passa a trovarmi se ti serve altro. Adesso devo provare a vedere. Ah, che non mi fa fare. Ok. Vabbè. Lo villaggio qua e poi. Sta attento. E... non metterti in mezzo. Ma quelle Z lì sono dentro qua o? Ah, l'accampamento, il dormitorio. Che? E la miseria. Ah, ecco. Che vuoi? Per coprire quando sono su tutti i nuovi incarichi, sì. Dick, conosci un randagio con la faccia piena di cicatrici? Ha una chiave smontagomme, si fa chiamare Limbo. Mai visto. È venuto al campo ieri per consegnare le sue taglie. Ha bevuto qualche bicchiere ed è ripartito stamattina presto. Tac, il capo della sicurezza qui è Alkai, quindi dillo a lui. Ha pestato a morte un uomo e una donna. Li ha uccisi. Bowman e Hewitt. Lei era irriconoscibile. Aveva la faccia fracassata. Hewitt... Maria, giusto? Merda. Quello stronzo, Limbo, è uno del posto?
Al-Kai dice che vive su una vecchia torre della forestale, sul pendio est del Free Finger Jack. D'accordo, so dov'è. Me la sbrigo io, dai. È quello che speravo. Hot Spring. Campamento Hot Spring. Ah, qua in giro. Ah, c'è sulla neve qua. Minchia, che giro. Aspetta. Provo limbo, tanto sangue, bisogna destroy. Posso aiutarti? Ehi, do solo un'occhiata. Ma la mia moto non ha niente. Quella moto va sistemata. Appunto. A posto. Ok. E F ripara. Ha visto giorni migliori. Va bene. Vediamo. Ci vediamo. Ti apro il cancello. Ci rende liberi. Ai tempi della rivoluzione americana abbiamo combattuto per la libertà e abbiamo conquistato il meraviglioso diritto di possedere armi. Abbiamo usato quel diritto per proteggere noi stessi, le nostre famiglie, le nostre comunità, almeno finché il governo non ha iniziato a temere quel popolo che avrebbe dovuto tutelare. Negli anni ci hanno strappato ogni diritto possibile in materia di difesa, usando qualche sparatoria di massa come pretesto per limitare la nostra sacrosanta libertà di cittadini americani. Controllo delle armi, signore e signori, e tanti saluti al secondo emendamento. Pensateci, se tutti i nostri compatrioti avessero fatto piovere piombo quando è iniziato la guerra, credete che ci troveremmo in queste condizioni? Nemmeno per sogno. Ma i federali volevano proprio questo, disarmare il popolo per toglierci di mezzo. Chi proteggeva davvero le leggi sulle armi? Certamente non noi, gli onesti contribuenti americani. Un giorno, se mai ne verremo fuori, voglio fare un sondaggio. Ma scommetto fin d'ora che i sopravvissuti erano tutti armati. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Ok, Cobb, per questa volta ti do ragione. Prenderò tutte le armi che trovo. Nessuno me ne porterà via. Bersagli delle taglie. Bersagli sono feroci assassini. Devo. Per contattare la caccia, localizzo il bersaglio, elimino e consegno un operano dalla sua morte. Boh. Vale. Ehi, Taxo, qui sembra che Libby e la sua clica si sentano in casa. Mi ha preso! Se non fosse successo. Hai detto che hai... Andiamo! Ma porca miseria. Ehi, Taxo, qui sembra che Libby e la sua clica si sentano a casa come se non fosse successo nulla. Alle hai detto spalle. Che hai il volto sfregiato, ma... Mi servono altre informazioni. Che puoi dirmi? No, no. Ok, che stavi dicendo? Indossa una giacca verde. Sembra uno schifo di folletto. Portami la sua smontagomme, St. John. E voglio che sia sporca di quello che resta della sua faccia. Ricevuto, St. John, chiudo.
sono altri. Peccato. Ok. Limbo, eccoti. E due, dove sei? Sapevo saresti passato per Hotspot. Sei venuto a spessare. Ancora. Hai ancora il cavadenti con te, sì? Ehi, amico, sappiamo che sei là. Perché non getti le armi? Vieni fuori, dove possiamo vederti. Ma cacchio sei? Deve essere vicino. Sono finiti. Ce l'ho! Uccidiamo quello stronzo! Non ti muovi, eh? Brucia! Lancia un colpo! Uccidiamolo! Quanti siete?
Ora sei mio! Qual è la mia, però? Ma io di giuro sta morto. Che martello. Poi ne va mica uno qua. Basta. Fa un bel fucile, no? Arma speciale M4. Ah, però al posto lì. No, io ho la mia balestra. Cavolo. Passa un attimo. Io sul quale ho già fatto tutto. Non devo far niente. Consegna la chiave, si monta l'uomo come prova dell'uccisione. E dove vado? Si monta l'uomo.
potrei usarlo, e dato che ce l'ho qua, riprenderlo. Ok. Ho il mal di testa. Prendo la mia balestra. Però adesso ho preso la balestra e scarico. Dov'è sta la cosa che devo prendere qua, mi segna questo e poi mi segna ancora qua questo. Basta. Ma io devo prendere, allora, la chiave. Dove va a prendere quella chiave? Consegna la chiave, smonta gomme. Come prova l'incisione. Che ora già preso. No. Sta chiave smonta gomme, dove sarà? Mancava questo. Ma vieni di fuori. Basta. Qui dentro non c'è niente. Ah, però la benzina. Perfetto. Piena. Perché c'è quel simbolo blu?
Ah, la taglierina, la tagliarola, quindi capisciamo. Ah, quello che ho beccato. Il cancello è una faccia conosciuta. Che vuoi? Hai trovato quel bastardo? Sì, ed ecco il cavadenti, come mi hai chiesto. Ottimo lavoro. Dick, sei l'unica persona su cui so di poter contare sempre. Sai, non conosco i tuoi programmi e quelli di Boozer, ma è sempre bello vederti. Siamo sempre in giro, Tuck, ma se hai bisogno di qualcosa, chiama. Parla con Alkai, avrai i tuoi crediti. Ok. Un'occhiata in giro. Posso aiutarti? Pieno? Un giorno la benzina finirà, sai? Ci penso io. A presto! Ci si vede. Ehi, aspetta!
che... Giusto, qui erano rimasti altri nidi da bruciare. Un altro nido. Forza. Ah, tornerò un'altra volta per finire di bruciare i nidi. Ma c'è qua un nido però. Fino a bruciare. Cervi in strada.
certe cose non cambiano mai. Sulla strada, al diavolo! Una vittima! Ne pare, stronzo. Scommetto che non attaccherai più nessuno. Ora è mia. La mia moto, figlio di puttana! Che stava facendo? Scassata. Vediamo che posso fare. Bene. Allora,
Dove ti nascondi? So che sei qui vicino. Avrei bisogno d'acqua. Forse giù il torrente. Devo guardarmi intorno. Essere sue, forse viene qui a prendere l'acqua. Vieni qui tutti i giorni per l'acqua, dico bene, ma ti muovi con circospezione e non ti trattieni mai a meno. E scontro. Astuta la ragazza, resta lontana dalla strada, esce solo di notte. Ci sono i furiosi, ma vederla è più difficile. Stronzi ripugnanti, nessuno di voi uscirà vivo da qui! Ti nascondi!
cederò all'oblio. L'ho perso! Ho visto qualcosa. Preparati all'ascesa! Abbiamo subito gravi perdite! Tu. Qui! Avanti! Sara! Unicamente! Non si muove! Non intende muoversi! Proprio adesso! Ugh.
Tua è la redenzione! Ormai sei morto! Torno indietro. La casa è sbarrata. Come fa a entrare e uscire? Come faccio a entrare? Non capire.
scala. Una scala, ecco com'è. Ecco. Beh. E come faccio a prenderla? Andiamo. Okay. Ah, devo solo metterla qui. Bene, bambina, dove ti nascondi? Non aver paura. Non ti farò del male. Sei da sola, c'è qualcuno con te? Oddio. Ok. Questa è camera tua? Che meraviglia. Queste sono tue. No! Lisa. Questa è mia. Piano. L'ho vinta a ginnastica. Meritavo il primo posto, ma Missy King ha imbrogliato. Lisa! Lisa, li senti tutti questi spari? Qui non siamo al sicuro. Dobbiamo... La mia... Mamma mi ha chiamato e mi ha detto di correre a casa senza fermarmi. Che mi aspettavano qui e saremmo andati via insieme e... Sono arrivata e c'era un biglietto con scritto che erano andati via e... Non sapevo cosa fare, così mi sono nascosta e non sapevo cosa fare. Ok, tranquilla, tutto ok. Lisa, qui vicino c'è un accampamento e devi venire là insieme a me. No. Ci sono altre persone lì. Altra gente, li conosco, eh. Sarò sincero, è un campo di lavoro. Per mangiare dovrei darti da fare. Sarà dura. Cosa? Ma almeno non morirai di fame. No, no, la mamma verrà a prendermi. Ok, è tua mamma? Hai detto che non è tornata, giusto? Chissà, potrebbe essere all'accampamento. Mamma, è all'accampamento. Certo, mi sta aspettando. Ok, stammi vicino. Quegli uomini armati sono ancora lì fuori. No, non devi preoccuparti di loro. Li hanno uccisi. Sono andati. Ok. No, no, sono infatti. Altre taglie. Lisa, stammi dietro. Piaciuto? Dovremmo restare qui.
cacchio è quello? Dovremmo restare qui. Bestia. Non so come fare. Ricaricare. Sistemato. Dove sei? Dov'è Lisa?
E tanti saluti! Questa posso venderla. Carburante. Sei mai stata in moto? No. Sali dietro di me, reggiti forte. Ehi, come ti chiami? Deacon, mi chiamo Deacon. Lisa, come hai fatto a sopravvivere qui fuori, da sola, tutto questo tempo? La geologia. Mi portava in giro a caccia di geodi. Geodi? Sono rocce, ma se le tagli a metà, l'interno è meraviglioso. Ok, si sembrano belle. Giravamo parecchio insieme. Il cratere di Bella, la piana lavica, il Black Crater, ovunque. Pensi che lo troveremo all'accampamento? Non lo so, ragazzo. C'è qualcuno nel tunnel! Cosa? Stavi a sentire quei colpi di pistola, erano di uomini molto cattivi, capito? Sì. Sta qui e nasconditi, non uscire finché non te lo dico io, ok? Sì, ok. Arrivano! Ok, pezzi di merda, divertiti. Sì, prendilo! Avanti! A terra! Ci tenti per l'amor di Dio! Non ti sposti, eh? Andiamo! Lisa! Ehi! Esci, ora è sicuro! Salta su. Sì.
Stai bene? Sì, sì, ma credo di voler tornare a casa. No, l'accampamento. Sarai al sicuro lì, vedrai. Ok. Domanda, Lisa, e devi riflettere prima di rispondere. Qualche tuo vicino aveva armi da fuoco, non so, pistole? Fucili e armi del genere. No, sono arrivati degli uomini e hanno preso tutto. E gli uomini? Erano come quelli nel tunnel o indossavano uniformi come nell'esercito? Come nell'esercito, ma erano molto sporchi e portavano bandiere fatte in casa. Soldati della contea di Deschutes, penso. Non ricordo bene. C'erano altri con loro? Donne, bambini? Non ricordo. Ok. Tommy lo saprebbe. Tommy? Tommy Strickland, il mio migliore amico, ma non c'è più. È corso a nascondersi con il padre. In che senso? Suo padre aveva un rifugio antiatomico e l'aveva rifornito di tutto. Mappe, cibo, acqua, armi, provviste del genere. Ok, sai come raggiungerlo? No, mi avevano chiesto di andare con loro, ma aspettavo che mamma e papà tornassero. Ci siamo, il posto è questo. Tu restami vicino. Lo conosco. Ok. Beh, chi è che è venuto a trovarci? Signora Tucker! Oh mio Dio! Lisa, tesoro! Va tutto bene, sei al sicuro? Mamma e papà erano tutti malati, non sapevo cosa fare. Sono arrivati degli uomini, la gente stava male. Stai tranquilla, sei al sicuro ora. È un miracolo. Un autentico miracolo. Eravamo vicine di casa, vero Lisa? Vivevo in fondo all'isolato. Conoscevo i suoi genitori. Loro sono qui, signora Tucker. Cara, conosci già la risposta? No. Non sono qui. Entriamo, su. Potrai lavarti e mangiare qualcosa. Poi ti troverò un posto per dormire. Portala dentro, dalle da mangiare. Parla con Alkai. Stanotte avrai i tuoi crediti. Ehi, solo una cosa. Ha sofferto molto, puoi andarci. Aspetta piano. A me decidere. No, come... stammi a sentire, sul serio. Cerca di non trattarla come tutti gli altri. Non venirmi a dire come gestire il mio campo. Se vuoi, puoi stabilirti qui e contribuire. Allora sì che potrai parlare. Non puoi farti intenerire, Dick.
guadagnati il pane. Vuoi mangiare o no? Torna al lavoro. Forza! Non ho fatto nulla. Come andiamo? È la tua moto, giusto? A posto. Torna presto. Va bene, dai. Chiudiamo qua.